Eccoci qui, eh, ben arrivati. Siamo nella nostra consueta rubrica del martedì sera. Siamo ospiti dell'Associazione per la cultura rurale, nella pagina Facebook di questa associazione, che ribadisco è un'associazione culturale, non è un'associazione ganatoria, non è un'associazione agricola, non è un'associazione di pesca, non è un'associazione che si sovrappone o che si vuole sostituire alle altre associazioni esistenti. È un'associazione culturale che ha come obiettivo L'unione delle forze di tutti i portatori della cultura rurale. Riteniamo che sia una condizione indispensabile per poter contrastare e sconfiggere coloro che vorrebbero annientare le nostre attività. Purtroppo, coloro che vogliono annientare le nostre attività sono pochi ma molto ben organizzati, sono uniti, dotati di grandi risorse finanziarie, una grande visibilità mediatica. Ebbene, questi approfittano delle nostre divisioni. Per fare in modo da riuscire a, ad affrontarci uno alla volta, una categoria alla volta, per poterci sconfiggere uno a uno. E questo è il, loro, è il loro obiettivo, la loro strategia. Quindi, noi, se vogliamo sconfiggere i nemici comuni, perché i nemici dei cacciatori sono anche nemici degli agricoltori, degli allevatori, dei pescatori, dei cercatori di funghi, di tartufi, anche di quella parte propositiva e non integralista del mondo ambientalista con la quale noi collaboriamo, noi abbiamo associazioni. Eh, ambientaliste riconosciute dal ministero dell'ambiente che collaborano con noi e che sono perfettamente in sintonia con i nostri obiettivi. Eh, do il mio buonasera a tutti coloro che si stanno collegando, ehm, poi avremo modo di rispondere alle domande. Ci, abbiamo anche qualche domanda che era stata posta durante l'ultima eh, diretta di martedì scorso, eh, risponderemo anche a queste domande e alle altre che arriveranno nel corso di questa di questa diretta. Ringraziamo i tantissimi che hanno già aderito al progetto di ACR e che continuano ad aderire al progetto dell'Associazione per la Cultura Rurale. Ribadisco che a questo progetto possono aderire sia le persone fisiche e anche le persone giuridiche, quindi le associazioni, le fondazioni, le varie organizzazioni che mantengono la loro identità, la loro autonomia. La loro specificità, noi non vogliamo sovrapporci a nessun'altra associazione o sostituirci a nessuna di queste. Riteniamo indispensabile unire le forze di tutte queste realtà perché altrimenti i nemici comuni si spazzano via. E le offensive in atto sono ben chiare: i segnali che ci arrivano di una offensiva organizzata che riguarda non solo il mondo venatorio, ma tutti i portatori della cultura rurale è una battaglia culturale che viene portata avanti da chi magari eh, non ha conoscenza delle nostre attività e della indispensabilità delle nostre attività. E allora magari non conoscendo le nostre attività, qualcuno ritiene che le nostre attività siano sacrificabili sull'altare dell'ideologia o della demagogia, dell'integralismo animale ambientalista. Ecco, dobbiamo farci conoscere, uno degli obiettivi nostri è quello di unire le forze per farci conoscere da parte dell'opinione pubblica e da parte delle istituzioni, perché riteniamo che il modo migliore per farci rispettare sia proprio quello di farci conoscere. Purtroppo nell'opinione pubblica, nelle istituzioni ci conoscono abbastanza e magari pensano che le nostre attività siano attività marginali, eh, esercitate da poche persone, mentre in realtà non siamo pochi, siamo milioni di persone che lavorano, producono reddito, che garantiscono occupazione, che tramandano valori che eh, sono i cardini della nostra società civile ecco, però purtroppo chi non ci conosce ritiene che siamo una piccola minoranza invece ritiene sia l'opinione pubblica che le istituzioni ritengono che i nostri avversari, i nemici io li richiamo perché chi mi vuole distruggere vuole distruggere la mia storia la mia cultura, le mie tradizioni io lo ritengo un nemico e che deve essere eh, affrontato e sconfitto perché noi non ci sogneremo mai di andare a cancellare attività solamente perché noi non le condividiamo. Invece il loro approccio culturale è proprio questo. Loro partono dall'approccio culturale che li porta a profondere ogni loro energia per tentare di cancellare tutte le attività che loro non condividono. È un, è un approccio culturale assolutamente sbagliato e dal nostro punto di vista pericoloso. Ma entriamo subito nel merito delle questioni. Uh, vedete, noi eh, come ACR siamo presenti su eh, tutti i social eh, dove esprimiamo le nostre posizioni, e siamo oramai radicati su tutto il territorio nazionale, ma continuiamo a lanciare l'invito a tutti coloro che vogliono aggiungersi e eh, vogliono unirsi a noi per combattere questa battaglia, eh, che dal nostro punto di vista è una battaglia fondamentale, perché dall'esito di questa battaglia dipende il futuro delle nostre attività. Ecco perché siamo convinti che dobbiamo unirci tutti per combattere questa battaglia e anche se già siamo presenti su tutte le regioni in tutte le regioni italiane eh, chiediamo ancora a chiunque voglia venire a darci una mano di farlo eh, sarete ben accetti indipendentemente dalla vostra associazione di appartenenza, indipendentemente dalle vostre simpatie politiche che non ci interessano eh, indipendentemente dalla vostra estradizione sociale Sarete i benvenuti perché questa è la battaglia di tutti noi. E quindi vogliamo che tutte le realtà portatrici della cultura rurale si sentano coinvolti in questa battaglia e diano il loro contributo per vincere questa battaglia e sconfiggere i nostri nemici, quelli che ci vorrebbero annientare. Eh, andiamo subito nel merito per eh, cominciare a dare delle risposte al, alle domande che eh, ci sono arrivate e che ci stanno ancora arrivando. Rinnovo il mio saluto a tutti coloro che. Ci stanno seguendo e che potranno seguirci anche in differita, perché oltre alla diretta che adesso eh, stiamo tenendo, poi sapete che questa diretta è registrata e poi la metteremo, la pubblicheremo sia sulle nostre pagine che sui nostri siti web, in modo tale da poter permettere anche a chi stasera non ha avuto il tempo o la possibilità di seguirci in diretta di poterlo fare eh, nelle eh, giornate successive. Allora. Eh, una domanda che arriva. Eh, le associazioni riconosciute continuano a sostenere che il quesito referendario è per l'abrogazione totale della 157-92 e non solo per la parte venatoria. A chi dobbiamo credere? Guardate, io non vi chiedo di credermi sulla parola, io vi chiedo di credere ai documenti che vi facciamo vedere perché le opinioni possono essere discutibili, ma i documenti sono un'altra cosa. E noi già abbiamo pubblicato anche se all'inizio siamo stati tacciati di dire cose inesatte o non vere in realtà ci limitiamo a pubblicare documenti e sui documenti non c'è tanto da discutere basta leggerli per dire vi abbiamo pubblicato non solo il, eh, il deposito sulla gazzetta ufficiale dei quesiti ufficiali che sono stati eh, depositati e sono stati accettati dalla Corte Suprema di Cassazione eh, ma abbiamo anche per facilitare il vostro compito perché non tutti sono abituati a maneggiare leggi, eh, commi, articoli e quant'altro. Allora abbiamo pubblicato un documento che vi riproponiamo che è il documento che riprende il testo integrale della 157/92 del e abbiamo, come vedete, abbiamo evidenziato in giallo le parti di cui i quesiti referendari chiedono l'abrogazione. Quindi non è vero che eh, il referendum, che eh, se verranno raccolte le firme, si terrà entro il 2021. Non è vero che i quesiti referendari chiedano l'abrogazione di tutte le 157. Qualcuno ha detto anche ignorantemente: meglio perché si abrogano tutte le 157, abrogano tutte le 157, e eh, torna in vigore la vecchia legge statale 968 del 77. È una, bu è una, è una butade futro, o della ignoranza oppure della eh, non conoscenza eh, delle questioni. Ecco, vedete, quindi i quesiti referendari chiedono solo l'abrogazione di quelle parti della 157 che permettono l'attività venatoria. Ve ne facciamo alcuni esempi, guardate. Questo è l'articolo 1 della 157, rimane tutto in vigore, rimane in vigore sostanzialmente tutta quella parte di protezione della fauna selvatica e viene cancellato solo la parte che consente l'attività venatoria. Vedete, l'articolo 1 rimane tutto in eh, integro, la fauna selvatica è patrimonio disponibile dello Stato ed è tutelata all'interesse comunità nazionale e internazionale, rimane tu, come tutto il resto, viene cancellata la parte in giallo. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrecchi danno effettivo alle produzioni agricole. Si chiede la cancellazione di questa parte in giallo, ma andiamo ancora più velocemente perché sono molte le parti di cui si chiede la cancellazione, vedete tutto ciò che riguarda... Attività venatorie, andiamo velocemente avanti per quanto riguarda le varie parti. Vedete, viene all'articolo 4, comma 4, che prevede la possibilità di catturare i eh, uccelli selvatici appartenenti a quelle specie che vedete qua sotto per la cessione a fine di richiamo. Per chi pratica la caccia da appostamento, viene cancellato il comma 4 dell'articolo 4, quindi niente più possibilità di catturare le specie eh, consentite per eh, l'approvvigionamento di richiami vivi nelle attività venatorie. Vedete l'articolo 5 che parla di ed è solo il titolo: esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi. Ecco questo articolo 5 viene integralmente soppresso, abrogato. Avanti ancora velocemente, poi ve lo potete leggere perché l'abbiamo pubblicato sulle nostre pagine e sui nostri siti. Ancora avanti prendiamo le parti più salienti. Questo è l'articolo 7 che rimane tutto. Quasi tutto invariato, poi andiamo avanti ancora. L'articolo, prima ancora dell'articolo 10, siamo passati velocemente dall'articolo 7 all'articolo 10. però ci sono altri articoli in, nei mezzi, 9. Eh, eh, per quanto riguarda le parti che riguardano appunto l'attività venatoria, l'articolo 10, piano faunistico venatorio, eliminate tutte le parti che consentono l'attività venatoria. avanti ancora. Vedete, eh, eh, prendiamo alcuni all'articolo 12, vedete esercizio dell'attività venatoria. Vedete viene tutto colorato in giallo, cioè i quesiti referendari ne chiedono la completa abrogazione. Tutto l'articolo 12. Scorriamo ancora velocemente. Vedete tutto l'articolo 12 che viene abrogato completamente. Articolo trezi, 13, mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria anche questo viene totalmente abrogato. Ecco, ve lo potrete leggere eh, in maniera più accurata, gestione programmata della caccia, articolo 14, abrogato, e via dicendo fino in fondo. Quindi, tutte le parti in giallo, lo, lo potete trovare pubblicato sul sito internet dell'Associazione per la Cultura Rurale, eh, oppure sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram, quant'altro. Comunque, chiunque voglia questo documento, se lo chiede, basta solo... Eh, fare la richiesta al nostro indirizzo di posta elettronica info chiocciola sergioberlatto.it e vi manderemo copie di questo documento. Oltre, ovviamente, al quesito referendario. Ecco questo indirizzo di posta elettronica. Info chiocciola sergio it oppure meglio ancora, info chiocciola associazione per la cultura rurale.it. Questo è quanto eh, che ci consente di poter eh, avere queste informazioni di cui, di cui vi parlo. Ecco là, ci siamo. Eh, e quindi eh, a, a, a coloro che ci chiedono se è vero come il nostro eh, amico che ci segue se è vero o non è vero quello che dicono le associazioni riconosciute dalla 157 cioè che il referendum chiede l'abrogazione di tutta la 157 e, e vi ho fatto vedere il documento che dimostra che così non è che ci piace essere precisi e fare in modo da presentare i documenti Altra Domanda, ma dove vanno a prendere i soldi gli anticaccia? Ah, aspettate, prima di rispondere a questa domanda, alla quale eh, voglio dare puntuale risposta, eh, voglio ricordare che non è solo questo l'unico quesito referendario che è stato depositato e pubblicato sulla gazzetta ufficiale eh, da parte della Corte Suprema di Cassazione. No, c'è anche un altro quesito referendario che eh, riguarda l'abrogazione dell'articolo 842 del Codice Civile. Sapete che l'articolo 842 del codice civile è quell'articolo del codice civile che consente ai cacciatori e solo a loro di poter accedere ai fondi privati purché non producono danni alle culture agricole e purché non, eh, questi terreni non siano delimitati eh, a termini di legge. Questo prevede l'articolo 842. Bene, è stato depositato proprio nelle settimane scorse un altro quesito referendario che prevede appunto che chiede... L'abrogazione dell'articolo 842. Questo rappresenterebbe una calamità per i cacciatori italiani, perché sapete bene, noi abbiamo qui in Italia a differenza di quanto accade in eh, moltissimi altri paesi europei, abbiamo una proprietà eh, qui eh, dei fondi che è estremamente parzializzata, cioè molto piccola. Noi abbiamo una superficie media delle nostre imprese agricole che eh, si aggiura tra i 3 e i 5 ettari, mentre la superficie media delle imprese agricole europee e di oltre 35 ettari per arrivare ad esempio al nord Europa con una superficie media che va oltre 70 ettari. Cosa comporterebbe l'articolo 84 l'abolizione dell'articolo 842 eh, del codice civile italiano. Comporterebbe il fatto che vista proprio l'elevatissima parzializzazione eh, dei territori delle aziende agricole in Italia, un cacciatore per andare a caccia domenica prossima, ha messo che fosse aperta la caccia tra la settimana successiva e dovrebbe prima, partire una settimana prima andare a chiedere a tutti i proprietari dei fondi che lui intende attraversare il consenso dei proprietari perché con l'abrogazione la, dell'articolo 842 del codice civile non sarebbe più possibile accedere ai fondi privati sia pur nel rispetto delle normative vigenti questo è quello che succede quindi anche quello è stato depositato anche questo quesito, quindi sapete che per entrambi i quesiti serve per poter indire il referendum. Serve la raccolta di almeno 500.000 firme su tutto il territorio nazionale. Se verranno raccolte queste 500.000 firme, poi eh, dovrà forzatamente eh, essere tenuto il referendum entro l'anno successivo alla raccolta firme. Lo significa che entro il 2022 ci sarebbe il referendum e, e se i promotori del referendum porteranno a votare per i quesiti referendari almeno eh, la metà più uno degli eventi di diritto al voto, l'esito referendario sarà eh, ritenuto valido e quindi produrrà i suoi effetti. Ovviamente il Parlamento, questo Parlamento che scade nel 2023 e che verrà rinnovato nel 2023, quindi avrà il tempo per. Approvare una nuova legge che andrà a sostituire la 157 e tenendo in considerazione necessariamente l'esito del quesito referendario. Quindi chi pensa che la nuova legge sia più permissiva o meno punitiva rispetto al 157 è un illuso, è proprio un illuso. Quindi chi racconta eh, favole diverse, avete capito che o ignora la verità oppure in malafede. Questo è quanto avviene. Allora torno alla domanda. Eh, dove, dove vanno a prendere i soldi gli anti caccia eh, e sapete bene che le varie organizzazioni ambientaliste sono destinatari di una serie di contributi non solo come le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che percepiscono un, eh, un finanziamento che eh, deriva dall'addizionale delle vecchie 10.000 lire adesso 5,16 e e che vengono pagate da tutti i cacciatori anche quelli che non ha, appartengono, aderiscono alle associazioni alle sette associazioni riconosciute dal 157 al 92, tutti i cacciatori devono pagare un addizionale, equivalente a 5,16 euro, che poi viene utilizzata, parte di questo addizionale viene utilizzata per finanziare le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale dalla 157. Bene, le organizzazioni animali ambientaliste invece, oltre a ricevere finanziamenti pubblici da parte dei vari ministeri competenti, e non solo ma anche da parte delle regioni anche da parte delle province dei comuni perché poi quando si inventano di andare a gestire un'osi anche di piccolissime dimensioni pretendono di avere un corposo finanziamento pubblico ma oltre a tutti questi finanziamenti pubblici eh, le associazioni ambientaliste prendono tanti soldi dalla destinazione del 5 per mille. voi sapete che la normativa nazionale italiana prevede il diritto da parte eh, di chi paga l'IRPEF, cioè paga le tasse, il diritto di poter destinare delle tasse pagate, di poter destinare l'8 per mille di queste tasse che comunque dovrebbe pagare, di, di poterlo destinare eh, alla Chiesa o una delle Chiese operanti sul territorio nazionale e oltre a questo, quindi non in alternativa, l'8 per mille, ogni contribuente può destinare il proprio 5 per mille a una delle onlus riconosciute a livello nazionale che diventeranno tutte ETS, e oltre a questo, la normativa vigente dà la possibilità di poter destinare il 2 per 1000 ai partiti. Questo è quello che prevede la normativa nazionale. Le associazioni animali ambientaliste hanno subito approfittato di questa opportunità e si sono trasformate tutte in onlus e già da diversi anni percepiscono eh, la destinazione del 5 per 1000. Abbiamo eh, preparato, già pubblicato. Una, una tabella riassuntiva vedete questa è la tabella riassuntiva che eh, riguarda l'anno 2018 perché eh, i dati il ministero li fornisce eh, li rende pubblici dopo due anni dalla venuta eh, erogazione e quindi questo è 2018 vedete qui abbiamo eh, riproposto la tabella riassuntiva di quanto viene percepito dalle principali organizzazioni animali ambientaliste Attraverso la destinazione 5 per 1000, vedete l'EMPA, la LAV, Lega Antivisezione, il WWF Italia, Greenpeace, OIPA, l'IPU, Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Queste sono le principali, eh, ma ce ne sono a decine e decine di organizzazioni animali ambientalistiche che percepiscono tanti soldi dalla destinazione 5 per 1000. Vedete qui eh, la, la prima, l'Ente Nazionale per Protezione degli Animali. A fronte di 54.191 persone che hanno destinato hanno scelto di destinare i propri 5 per 1000 all'EMPA. Eh, lempa ha introitato nel 2018 1.611.568. La cosa curiosa è che eh, eh, vedete il, il, il 1.611.000 è, è composto da una parte che è quella che è esplicitamente 54.191 soggetti che hanno destinato il proprio 5 per 1000 all'EMPA pari a 1.531.881, ma poi eh, l'EMPA ha percepito anche altri 79.686 euro che sono i soldi di coloro che non hanno destinato il loro 5 per 1000 e quindi comunque eh, senza neppure saperlo. Una parte dei, delle tasse che pagano vanno a finanziare le associazioni animali ambientaliste. Vedete? Quindi sono tanti cacciatori che non destinano il proprio 5 per 1000 e, e, che, e, e che in questo caso vedono una parte delle destinazioni non espresse che, che vanno a beneficio proprio delle organizzazioni animali ambientaliste. Ecco il motivo per il quale noi abbiamo invitato. Sapete che noi abbiamo eh, dato vita a una fondazione che è la fondazione per la cultura rurale che la trovate eh, visitando il sito internet dell'associazione per la cultura rurale che è lo strumento aggregativo e invece la fondazione per la cultura rurale è lo strumento operativo lo trovate ecco questo è ringrazio la regia per aver eh, pubblicato eh, lo schema del sito internet dell'associazione per la cultura rurale Vedete c'è la presentazione, siamo su tutti i siti, i siti e su tutte quante le eh, pagine dei vari eh, social per dire. E oltre a questo, vedrete in fondo che c'è la parte riguardante la destinazione 5 per 1000. Basta cliccare lì dentro e vi esce. Ecco questa questo è il logo della nostra fondazione, la Fondazione per la Cultura Rurale ETS, era Onlus, ma in ossequio al nuovo codice del terzo settore recentemente approvato. Tutte le ONLUS dovranno trasformarsi in enti di terzo settore, ETS, ecco qua. La nostra fondazione l'ha già fatto, quindi qui c'è tutta l'indicazione su come potete fare per poter destinare il vostro 5 per 1000 alla Fondazione per la Cultura Rurale. Tutte le indicazioni, come vedete, il codice fiscale, basta mettere il codice fiscale, e lì vedete ci sono anche delle esemplificazioni. Se no, vedete, se voi utilizzate il 730, a seconda che siate una persona fisica o una persona giuridica, userete un modo diverso. Vedete, chi usa il 730, clicca pure. E vedete, c'è il, il frontespizio, la parte del 730 che è dedicata proprio alla destinazione del 5 per 1000. Basta mettere il numero di codice fiscale della Fondazione per la Cultura Rurale. Qui trovate il numero. E la firma sopra, basta. Questo è più che sufficiente per fare in modo che possiate destinare il vostro 5 per 1000 alla Fondazione per la Cultura Rurale. Vediamo qualche altro modulo, il CUD, la stessa identica cosa. Vedete, la parte in tutti i modi per le di redditi c'è la parte riguardante la destinazione del 5 per 1000, che è un diritto, non è un dovere, è un diritto da parte di ogni contribuente. Questo è un modello unico. Vedete, è quella lì, la parte che potete utilizzare per destinare i vostri 5 per 1000 alla Fondazione per la Cultura Rurale, che è lo strumento operativo del nostro progetto di ACR, con due eh, realtà che camminano parallelamente una all'altra. E, e vedete, allora, ecco, vi abbiamo dimostrato dove vanno a prendere i soldi i nostri avversari, quei soldi cosa, cosa ne fanno? E li usano per venire a rompere le scatole da noi, per pagarsi gli avvocati, e far ricorso contro i provvedimenti che riguardano le nostre attività per denunciarci se commettiamo qualche infrazione se per comprarsi spazi sui mezzi di informazione attraverso i quali dire di tutto e di più a danno delle nostre attività eh, questo è quanto eh, confermo i miei saluti di tantissimi che ci stanno seguendo non vi posso salutare a uno a uno vi saluto tutti eh, amichevolmente e vi ringrazio per per la vostra presenza e per la vostra assiduità con la quale seguite le nostre dirette andiamo avanti con le risposte alle domande buonasera, onorevole. oggi il presidente Vuconi farà una diretta a Facebook su un altro canale alla fine si è arrivati ad un punto comune o comunque ad un punto d'accordo o ancora ci sono delle problematiche noi non abbiamo nessuna divergenza nei confronti di nessun dirigente venatorio noi semplicemente abbiamo pubblicato dei documenti eh, che dimostravano appunto che c'era un'operazione e c'è attualmente un'operazione, un'offensiva a danno dei nostri mondi abbiamo pubblicato i quesiti referendari sia per quanto riguarda la, il tentativo di abrogazione di una parte del 157 come abbiamo dimostrato abbiamo, abbiamo pubblicato eh, i documenti che dimostravano il deposito della richiesta di indizione di un referendum che riguarda l'abrogazione dell'articolo 842 del codice, abbiamo pubblicato dei documenti che dimostrano la volontà del Ministero della Transizione Ecologica suspinta dal mondo animale ambientalista di arrivare all'eliminazione di ben 19 specie dall'elenco delle specie cacciabili per questo articolo 18, anzi è il caso che ve lo riproponiamo, per dire in modo tale che anche lì, e noi a fronte della pubblicazione di questi articoli ci è stato detto che dicevamo delle inesattezze o delle cose non vere. Io ho, ho, ho voluto puntualizzare che non diciamo né inesattezze né cose non vere, ma ci limitiamo a pubblicare documenti e a lanciare l'allarme quando vediamo in pericolo i nostri mondi, in modo tale che ognuno si possa organizzare e magari speriamo unire le forze per eh, combattere i nemici comuni. E le 19 specie di cui si chiede eh, l'abrogazione la, dall'elenco delle specie cacciabili sono quelle che avevamo già. Eh, presentato perché ripeto: di documenti si parla. C'è un, un documento del Ministero della Transizione Ecologica che fa richiamo proprio a questo, in occasione del tentativo di eliminare già da quest'anno la tortura selvatica. Dopo che già sono state tolte l'anno scorso dal calendario, da quasi tutti i calendari venatori italiani, le specie Moriglione e Pavoncella. Ecco, quest'anno vogliono togliere la tortura. Vedete, questo è il documento che abbiamo pubblicato, Ministero della Transizione Ecologica. Mandato a Universo Mondo questo documento, dove si dice chiaramente che, non essendo stato raggiunto l'accordo tra il governo e la conferenza Stato-Regioni, non è più possibile rendere cacciabile la tortura selvatica. E quindi questo è, e poi si fa riferimento alle altre eh, specie, sono 19 in totale, che riguardano, eh, ecco, vedete qua, eh, a metà del capoverso. Riguardo l'attività venatoria praticata in Italia su 19 specie di uccelli in cattivo stato di conservazione, tra le quali tortora selvatica, specie che ha subito un rapido declino in gran parte. Anche questo è un documento pubblico che abbiamo pubblicato a beneficio di coloro che ritengono indispensabile correre ripari. Ma vi faccio vedere l'elenco delle 19 specie, in modo tale che eh, abbiate consapevolezza di quali sono queste 19 specie in pericolo. Eh, sono la canapiglia, eccole qua, guardate: canapiglia, il codone, la marzaiola, il mestolone, il moriglione, la moretta, fagiano di monte, pernice rossa, pernice sarda, cotornice, starna, quaglia, pavoncella, combattente, frullino, beccaccia, beccaccino, allodola. Queste sono le 19 specie delle quali il mondo ambientalista chiede l'eliminazione dell'elenco delle specie cacciabili e che sono oggetto di valutazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica. Tre di queste specie, due già tolte dalle, dai calendari venatori, la terza la vogliono togliere quest'anno, che è la torta selvatica, ma poi vogliono andare avanti a togliere anche le altre. Ecco, abbiamo pubblicato eh, questi e altri documenti e, e abbiamo dimostrato che non abbiamo eh, detto o, o, o pubblicato cose non vere. Abbiamo puntualizzato questo e una volta puntualizzato questo... Eh, siamo tornati a tendere la mano a tutte le associazioni, nessuna esclusa, per fare in modo da unire le nostre forze, pur, ne, pur nel rispetto delle nostre specificità, identità, autonomia, rimaniamo quello che siamo, ma dobbiamo capire la necessità di unire le forze per sconfiggere coloro che ci vogliono annientare. Ecco, quindi non c'è nessun problema. Io mi sono anche reso disponibile a un confronto pubblico con questi dirigenti per chiarire questi aspetti, non perché vogliamo attardarci in sterili polemiche tra coloro che invece devono trovare punti di convergenza perché i nemici sono dall'altra parte della barricata. Certo è opportuno eh, anche per noi sapere se dalla nostra parte della barricata c'è qualcuno che ci spara nella schiena anziché sparare ai nostri nemici. Ma anche su questo abbiamo fatto delle eh, adeguate eh, precisazioni. Allora, per quanto riguarda le domande, eh, se venisse abrogato l'articolo 842 i danni gli animali selvatici si ripiegheranno le associazioni ambientaliste, animaliste, con tutti i soldi che prendono con il 5 per mille, magari e purtroppo sapete bene che così non sarà, e quindi se vanno ad abrogare l'articolo 842, poi le conseguenze per i nostri mondi sarebbero assolutamente devastanti. Avanti con eh, eh, le risposte. In Abruzzo il problema è rappresentato dalle aree contigue del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In pratica più potere al parco, che cosa possiamo e dobbiamo fare? State molto attenti, io sono intervenuto da poco assieme ai dirigenti di ACR eh, evidenziando anche questo problema, cioè il fatto che c'è questa parcomania dilagante che vorrebbe creare parchi in tutta Italia. Questa richiesta di creare parchi nasce dall'esigenza di tutelare meglio il territorio? No, non nasce da questa esigenza perché... Noi abbiamo purtroppo una delle leggi più liberticide che abbiamo mai conosciuto nella nostra eh, Repubblica Italiana, eh, che è la 394 del 91, legge quadro sulle aree protette. Purtroppo questa legge quadro sulle aree protette perché dico che è una delle leggi più liberticide? Perché è una legge che dà agli enti parco, cioè agli organismi di gestione di queste aree protette, e dà dei poteri che sono assolutamente folli, cioè eh, dà eh, a un a ente parco che composto da persone eh, nominate dalla politica e dove spesso vengono posizionati dei, dei politici trombati che non avendo più capacità di farsi eleggere eh, si fanno collocare eh, in, questi, in questi carrozzoni perché di fatto sono dei carrozzoni, mangia soldi, e, in moltissimi casi è così. Eh, ci sono rari casi eh, di enti eh, parco che effettivamente sono riusciti a garantire la tutela della fauna selvatica, dell'ecosistema e soprattutto delle popolazioni che vivono in quei territori. Allora, per dire, ma a parte qualche rarissima eccezione, eh, nella stragrande maggioranza dei casi non vediamo, non vediamo alcun beneficio per quanto riguarda l'istituzione di questi parchi. E, e questo succede poi ovviamente, poi oltre all'area parco ci si inventa, previsto da 39491, l'area pre-parco o le aree contigue. Eh, che allargano ancora di più i vincoli previsti dalla 394-91 e, e questo eh, crea delle situazioni veramente insostenibili. Oltre al fatto, e ho già denunciato anche questo, è il fatto che con la creazione di queste continue aree protette si va a infrangere la legge perché la legge 157-92 dice chiaramente che il territorio agro silvo pastorale eh, che si può sottrarre l'attività venatoria non deve superare il 30% in zona di pianura e non deve superare il 20% nella zona faunistica delle Alpi. Questo è quello che prevede la legge. Purtroppo questa legge non viene rispettata perché si continuano a creare nuove aree protette, ma la 157 dice che questa percentuale massima del 30% non deve essere superata neanche per effetto di altre leggi o disposizioni tipo... La legge quadro sulle aree protette, ma che comunque il territorio eh, sottratto all'attività venatoria non debba superare la, la percentuale del 30%. E, allora, cosa si significa? Significa che purtroppo invece in molte regioni d'Italia la percentuale di territorio aggressivo-pastorale sottratto all'attività venatoria supera largamente il 50-60%. Questo è contro legge, quindi le istituzioni dovrebbero dare il buon esempio e rispettare la legge. E farla rispettare ma la fanno rispettare solamente quando si tratta di imporre vincoli alle nostre attività ma non danno il buon esempio e non rispettano la legge quando si tratta di contenere all'interno del 30% previsto dalla legge tutte le aree sottratte all'attività venatoria eh, presidente chiarisca che anche i tesserati di altre associazioni venatorie possono aderire all'acr ma sì ma l'ho detto in, in più occasioni lo ribadisco per l'ennesima volta perché eh, forse per qualcuno è ancora eh, utile farselo spiegare. Allora il problema sta in questi termini: guardate, vi ho detto che ACR non è un'associazione venatoria, non è un'associazione agricola, non è un'associazione di pesca, non è un'associazione ambientalista, ma è un'associazione culturale. Lo trovate scritto nello statuto di ACR, che è consultabile all'interno del sito internet dell'associazione, andatevelo a vedere voi. Eh, allora c'è scritto chiaramente che al progetto acr possono aderire sia persone fisiche che se non essi cacciatori o agricoltori o pescatori o allevatori o cercatori di funghi di tartufi persone comunque che sono interessate al nostro progetto bene possono aderire sia singolarmente o anche eh, possono aderire persone giuridiche quindi le associazioni quindi se un'associazione e già alcune hanno già aderito e eh, ci auguriamo che aderiscono tutte se un'associazione decide di aderire al progetto ACR, bene, aderisce, lo può fare anche direttamente online, aderisce al nostro progetto, versa 5 euro, in totale non 5 euro per ogni proprio associato, no, l'associazione versa 5 euro e questo dà diritto all'associazione di poter beneficiare di tutti i servizi resi da ACR, sia quello legale, quello fiscale, eh, se vuole quello assicurativo, se vuole eh, quello culturale, quindi non è obbligatorio quando si aderisce da ad CR abbandonare le proprie associazioni. Assolutamente no. È una scelta che viene fatta dai liberi cittadini che decidono se aderire in tutto o in parte all'insieme di servizi che vengono eh, erogati da ACR. Questo è quanto. Quindi eh, dovremmo chiarirlo nuovamente, però insomma, eh, siamo qua apposta anche per chiarire i dubbi sulle cose eh, ce n'è una in diretta. Adesso possiamo sperare in Italia, in una situazione unica. Come possono evolvere le cose? Eh, io credo di no. Non voglio eh, raffreddare i facili entusiasmi. Sono 30 anni che si favoleggia in Italia della volontà, detta solo a parole, ma mai praticata nei fatti, di unire tutte le associazioni in un'unica associazione. Non sarà mai possibile, almeno fino a quando la legge statale 157-92 prevede. Eh, la possibilità di eh, distribuire il finanziamento pubblico di distribuirle alle sette associazioni riconosciute dai 157 se ognuna di queste associazioni continua a percepire il finanziamento pubblico non avrà mai interesse a unire le forze con le altre associazioni anche perché unire tutte le associazioni in una sola associazione vuol dire da sette presidenti eh, farne uno solo da sette stipendi Pane uno solo, da sette rimborsi spese uno solo. Eh, capite? Allora eh, non voglio eh, stare qui ad ascoltare coloro che buttano fumo negli occhi i cacciatori. Eh, a queste condizioni eh, non è possibile arrivare a un'unica associazione, non c'è la volontà di arrivare ad un'unica associazione. Eh, ci sarebbe la possibilità, quindi modificando le 157 e dicendo semplicemente che il finanziamento pubblico non va più alle singole associazioni. Ma va solamente a quell'organismo che dimostri di saper rappresentare almeno l'80% dei cacciatori italiani. Ecco allora sarebbero costretti i dirigenti venatori a correre i pari e trovare una sintesi per non perdere il finanziamento pubblico unendosi in un'unica struttura. Però eh, riteniamo che sia ancora una favola che viene utilizzata per buttare a fumo negli occhi i cacciatori, ma che non si vuole realizzare perché l'unità del mondo venatorio non è che non sia possibile in Italia, nulla si vuole realizzare, che sia chiaro. Eh, cosa invece che succede nel resto d'Europa, perché nel resto d'Europa io sono un deputato italiano al Parlamento europeo, come ben sapete, alla quarta legislatura, e io parlo con i rappresentanti del mondo venatorio europeo e parlo con il rappresentante del mondo venatorio francese, il rappresentante del mondo venatorio tedesco, il rappresentante del mondo venatorio spagnolo. E invece in Italia, se voglio parlare con i rappresentanti del mondo venatorio italiano, parlo con sette soggetti che hanno dieci idee diverse. Un po questo è il limite, è il limite eh, del, nostro, del nostro mondo. Eh, allora, per Federcaccia, in un comunicato, il problema è il monitoraggio della Beccaccia. Tutto il resto che stiamo vivendo continuamente attaccati invece non rappresenta un problema. Io non voglio, ripeto, scendere in polemiche se Federcaccia con eh, la grande quantità di risorse pubbliche che le arrivano da una parte del finanziamento pubblico e da una parte dai tesserati che si iscrivono a Federcaccia, Sapete che è una fetta consistente del prezzo della licenza che pagate eh, serve a finanziare la vostra associazione di appartenenza. No? E quindi ovviamente chi ha grandi quantità di risorse. Eh, come finanziamento pubblico e grandi quantità di risorse per effetto del testamento dei propri associati, eh, ritengo che sia giusto, vorrei dire doveroso, che queste risorse vengano utilizzate per difendere la caccia e i cacciatori, anche attraverso il finanziamento di studi che possono aiutare a giustificare eh, la eh, gestione della fauna selvatica. Di tutte le specie considerate in buono stato di conservazione. Eh, onorevole, cosa ne pensa delle modifiche alla Costituzione inserendo l'articolo 19 i diritti degli animali in quanto esseri senzienti? È un altro pericolo che abbiamo pubblicamente denunciato eh, è e che è, che è un pericolo reale, un altro pericolo reale, eh, che è rappresentato proprio dal tentativo in corso di voler inserire in Costituzione i diritti degli animali, non solo quello delle persone in Costituzione italiana, ma i diritti degli animali in quanto essere senzienti. Capite bene che se riuscissero in questo intento, e guardate che non è assolutamente iniziativa remota, perché ha già superato il primo vaglio della commissione parlamentare, e inserendo i diritti degli animali in Costituzione, sostanzialmente ci sarebbe un'equiparazione dei diritti degli animali con i diritti delle persone. E come si giustificherebbe poi la caccia, la pesca, l'allevamento, l'agricoltura e altre cose del genere? Come andremo a giustificare? Che andiamo nel rispetto della gestione faunistica, andiamo a prelevare dei soggetti che si troverebbero ad avere gli stessi diritti degli esseri, degli esseri umani. Un altro pericolo eh, che è incombente. Eh, ma con il confronto con Buconi, siccome è un grande moderatore, come Aromatio, che deve il confronto, mi aspettavo stasera un dibattito perché estenazioni dirette sarebbero più pepate. Guardate, io non ho già detto, ho confermato la mia piena disponibilità a un confronto pubblico-privato. Dove volete voi? Non, 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 non mi interessa nulla. Io a questo confronto vado con dei documenti e se, se verrà accettato da parte di Buconi o anche di altri dirigenti. Verrà accettato il, uh, il confronto. Io non mi sottrago, mi sono mai sottratto, quindi non lo farò certo adesso. Quindi, perché io parto dalla forza di presentare dei documenti. Quindi, qualcuno mi dovrà spiegare se questi documenti che io ho reso pubblici sono documenti veri oppure no. Eh, L'ho chiesto anche formalmente, ma non hanno saputo eh, dire che quei documenti non sono veri. Quindi, hanno confermato che quei documenti sono veri. Ma forse qualcuno pensava che non fosse opportuno renderli di dominio pubblico. Ma scusate, perché dobbiamo tenere nascoste le cose? Io non ho nulla da vergognarmi, quindi se qualcuno ha dei documenti che mi riguardano, che li renda pure pubblici. Eh, è giusto che sappiano tutti come stanno le cose e che siano a conoscenza dei reali pericoli che corrono i nostri mondi. Perché dovremmo tacere e non informare i nostri mondi, i rappresentanti dei nostri mondi? E gli appartenenti ai nostri mondi perché noi li dovremmo informare di quello che sta accadendo attorno a loro. Vogliamo, come è successo con la 157, portarli a conoscenza a cose fatte. La 157 è stata provata di notte, come si fa quando si commettono delle cose di cui vergognarsi e all'insaputa di tantissimi, la stragrande maggioranza di italiani e poi c'è stato detto che era inevitabile e che era necessario rendere più moderna la caccia in Italia. Altra domanda, la FACE, che sarebbe la Federazione delle Associazioni Venatorie Europee eh, può aiutare i cacciatori italiani? Ma certo che tutti possiamo aiutare i cacciatori italiani, però dobbiamo imparare noi a difenderci come italiani e poi magari unire le forze come stiamo facendo noi come ACR, perché ACR che è nata in Italia, ma eh, non c'è solo in Italia, ma c'è anche in tanti altri paesi europei. E quindi il nostro obiettivo, dopo aver unito le forze eh, del eh, mondo venatorio e del mondo agricolo e di tutto il mondo rurale, eh, vogliamo fare in modo da creare poi collegamenti con i nostri partner a livello europeo per avere ancora più forza a raccogliere dati, avere elementi oggettivi che ci consentono di poter eh, difendere le nostre attività. Quindi benvenga l'unione di tutte le forze sia a livello nazionale che a livello internazionale. Eh, possiamo ancora possiamo sperare in Italia un'associazione situazione unica? Eh, vi ho già risposto. Secondo me eh, 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 si favoleggia da 30 anni su questa associazione unica, ma in realtà non la si vuole eh, realizzare. Eh, qualcuno del PD mi sembra che abbia proposto la durata del porto d'armi di un anno e 200 euro per possesso d'arma. Sbaglio, purtroppo, è una realtà. È una proposta che è stata presentata in Parlamento. Sapete che è già stata con la direttiva Armi eh, il, la validità del porto d'armi, che prima era di sei anni, come ricorderete, è stata ridotta per effetto di questa direttiva recentemente approvata in Parlamento, eh, è stata ridotta la validità da sei anni a cinque anni. E adesso qualcuno in Italia ha presentato in Parlamento una proposta per ridurre la validità del porto d'armi da cinque anni a un anno, quindi ogni anno bisognerebbe fare visite mediche ogni anno dovrebbero fare tutti i documenti eh, che tutti voi conoscete. La proposta è stata depositata in Parlamento. Eh, allora, altra, eh, com'è possibile che non si rendano conto che se la caccia finisce, finisce la natura così come la conosciamo? Questo lo sappiamo noi, ma guardate che i nostri avversari non sono minimamente interessati alla tutela della fauna selvatica del territorio. Loro partono da un presupposto, da una, un approccio eh, ideologico integralista che eh, li vuole in tutti i modi arrivare a cogliere il loro obiettivo che è quello di chiudere la caccia e le attività che loro non condividono. Quindi noi ragioniamo con il buon senso dicendo: Ma si renderanno conto delle stupidaggini che propongono? Eh, non è che non si rendano conto, loro hanno un obiettivo più importante che è quello di far chiudere le nostre attività in un modo o nell'altro in un modo lecito o, o parzialmente lecito, anche usando delle falsità che normalmente vengono utilizzate per denigrare le nostre attività e farle apparire all'opinione pubblica come attività marginali, come attività negative, addirittura dannose se non pericolose, attività quindi che devono essere eliminate. Questo è il, è il loro approccio. Eh, a che punto sono con la raccolta firme per la modifica della 157? Dove le raccolgono queste firme? Guardate, non hanno raccolto ancora queste firme perché aspettano di iniziare a raccogliere le firme quando sarà eh, superata l'emergenza sanitaria, quando potranno liberamente andare a raccogliere firme davanti ai supermercati con i banchetti oppure nei comuni e quant'altro. Quindi eh, si stanno organizzando per raccogliere 500.000 firme e, e quindi eh, stiamo attenti, magari che qualcuno dei nostri parenti, amici, conoscenti, magari entrando nel supermercato non veda questo banchetto, magari dicono: firmi qua che è una petizione per, perché vogliamo la pace nel mondo, e qualcuno magari senza leggere bene il modulo firmi e non sapendo che sta firmando per l'abrogazione di parte delle 157 del 92 e l'abrogazione dell'articolo 842 del codice. Eh, ma se ci tolgono anche queste specie cacciabili per un totale di 19 noi cacciatori andiamo a caccia di cosa? solamente di polli colorati cioè vi vogliono fare andare a caccia solo di polli colorati liberati qualche ora prima in modo tale che voi possiate portare i vostri soldi nei recenti a pagamento gestiti spesso da dirigenti venatori allora eh, che non hanno nessun interesse a mandarvi a caccia alle specie migratrici ma hanno interesse a fare in modo, con la scusa che sono gli antikazi a voler abolire le specie di piccola migratoria, abbiamo dimostrato che invece la richiesta di abolire la piccola migratoria non è arrivata dal mondo animale ambientalista, ma è arrivata da dirigenti venatori. Abbiamo pubblicato i documenti che sono ancora a vostra disposizione, ma ne abbiamo eh, pubblicati molti altri. Vorrei sapere se Enalcaccia si è confrontata con voi. Sì, si confronta sempre con noi, ma noi non abbiamo ancora avuto un'adesione ufficiale al nostro progetto. Ci auguriamo. Che possiamo eh, avere presto l'adesione di tutte quante le associazioni venatorie in modo tale da poter combattere tutti assieme per sconfiggere i nemici comuni. Come possiamo combattere gli animalisti in modo efficace? Unendo le forze. Non c'è altro modo. Se noi non uniamo le forze di tutti i portatori della cultura rurale, i nostri nemici sono molto più organizzati, molto più uniti, dotati di grandi quantità di risorse finanziarie, come vi ho dimostrato. E questo li mette nelle condizioni di poter avere più ascolto da parte dell'opinione pubblica, da parte delle istituzioni, e questo ci mette in gravi difficoltà. Se invece noi uniamo le nostre forze, noi siamo milioni di persone che, se capiscono la necessità di unire le proprie forze, non dobbiamo avere paura di nessuno perché impareremo a farci conoscere dall'opinione pubblica e dalle istituzioni e a farci rispettare. Perché, pur essendo nella comunità europea la caccia in Italia non è rispettata come negli altri paesi, per un, una questione culturale. Vabbè, in questi giorni abbiamo pubblicato eh, l'esito di un sondaggio, ad esempio, in alcuni paesi del centro Europa, la Germania in particolar modo, dove aumentano i praticanti di attività venatoria e aumenta la considerazione positiva che ha l'opinione pubblica tedesca nei confronti della caccia. Questo è il frutto di anni di investimenti da parte del mondo venatorio tedesco che hanno saputo non sprecare il 98% delle loro energie per tentare di strapparsi una testa da uno all'altro ma hanno dedicato le loro energie per farsi conoscere e farsi apprezzare dall'opinione pubblica delle istituzioni ecco la dimostrazione che se si semina in maniera adeguata poi si raccolgono i frutti della propria semina e perché non facciamo anche noi un referendum per la cancellazione che consente alle associazioni animaliste di percepire i soldi dello Stato, guardate, ehm, bisogna poi, potremmo anche depositare i quesiti referendari, bisogna raccogliere le firme, come dice 500.000 firme, e fare in modo che il 50% più uno degli eventi di diritto al voto in Italia vada a votare. E io ritengo alquanto problematico portare il 50% più uno eh, degli eventi di diritto voto in Italia di andare a votare per un referendum per togliere il finanziamento pubblico a quelli che si presentano con la pelle dell'agnello, dicendo che loro vogliono salvare i gattini, i cagnolini, gli uccellini in difficoltà. Vedete che vogliono addirittura adottare le nutrie e farle vivere in casa oppure la cinghialina pasqualina e vi dicendo: eh, vedete che tipi di messaggi lanciano i nostri avversari. Ecco, se noi non riusciamo a comunicare in maniera adeguata e a farci ascoltare prevarrà quel tipo di impostazione che viene portata avanti di chi ha mezzi eh, ben più potenti rispetto a quelli che eh, abbiamo noi. Che interesse hanno le associazioni ambientaliste a sostenere l'abrogazione del 157 economico? Non abrogano tutta la 157, ribadisco, ma vogliono abrogare solamente la parte della 157 che consente l'esercizio dell'attività venatoria. Rimane in piedi la parte della 157 che prevede solo la tutela dei fanos salvati, ma questo ve l'ho già spiegato. Sulla 157 quale, quale poi sarebbe l'alternativa? Perché comunque dovrebbe essere una regolamentazione per la caccia, ci dovrebbe essere comunque una regolamentazione per la caccia, su questo si potrebbe fare leva per non rendere ammissibile l'eventuale referendum, se i quesiti referendari vengono ritenuti ammissibili, eh, una volta raccolte le firme, e poi si va al referendum, e quindi lì eh, poi la parola è data al, al popolo italiano che deciderà se aderire o non aderire a questa iniziativa referendaria, sia per quanto riguarda l'abrogazione di parte del 157 che per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile. Per entrambi c'è stato il deposito ufficiale in Gazzetta Ufficiale, depositato prima dalla Suprema Corte di Cassazione, dei quesiti referendari. Si può dire se è vero che i lupi sono stati reintrodotti in alcune zone? C'è un documento, un'intervista che è stata pubblicata in questi giorni, e dove un esponente del mondo animale ambientalista ammette che i lupi sono stati reintrodotti da loro. Però nella prossima diretta che faremo, eh, vi farò vedere questa intervista. E quindi siccome io ho sempre detto che sono stati spesi tantissimi soldi, abbiamo fatto una diretta. Facebook proprio venerdì scorso, mi sembra di ricordare, eh, di, di 15 giorni fa, perché l'ultima diretta l'abbiamo fatto con uh, gli amici esperti in balistica, ma il venerdì prima abbiamo fatto un altro l'ennesimo incontro che riguarda la, il problema dei lupi, dei grandi carnivori di lupi, e, e lì abbiamo affrontato questa questione. Io ho detto che, eh, ma l'abbiamo dimostrato, che sono stati spesi tanti milioni di euro da parte dell'ente pubblico per favorire il ritorno dei lupi sui nostri territori. Abbiamo pubblicato delibere e documenti che dimostrano questo. Ebbene, io sono convinto del fatto che i lupi non sono tornati casualmente e non sono tornati con le loro ali. Lo dico metaforicamente parlando, perché la presenza eh, dei lupi sul nostro territorio è così massiccia da lasciar supporre che questa non sia frutto solo di eventi naturali. E quindi su questo però vi farò vedere l'intervista eh, martedì prossimo eh, dove c'è qualcuno che ammette che i lupi sono stati reintrodotti eh, ma, eh, vedrete nel, nel martedì prossimo onorevole è vero che ACR è stata contattata dal movimento Scelta Etica qual è la vostra posizione nei confronti di detto movimento? Guardate noi abbiamo detto ACR è, è un'associazione che vuole unire le forze di tutti i portatori della cultura rurale lasciando ad ognuno la propria simpatia politica, la propria appartenenza associativa, eh, la propria tifoseria per quanto riguarda il calcio perché sappiamo che se cominciamo a parlare di calcio uno della Juve, uno è del Milan, uno è del Torino, uno dell'Inter e magari cominciamo a fare discussione. No, tutto ciò che ci può dividere noi lo lasciamo fuori dalla nostra porta. Riteniamo indispensabile che se ci sono altre realtà che perseguono i nostri identici obiettivi, che uniscono le loro forze nel rispetto delle nostre diversità, che uniscono le loro forze per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, questo lo diciamo in maniera molto, molto chiara. Quindi per quello che ci riguarda, eh, noi siamo ben lieti di accogliere tutti coloro che condividono il nostro progetto politico, indipendentemente dalle loro simpatie politiche. Indipendentemente dalla loro appartenenza associativa, dal proprio credo religioso o dalla propria provenienza geografica. Noi vogliamo semplicemente eh, unire le forze. Abbiamo un progetto chiaro in testa e quindi vogliamo eh, spalancare le porte e aprire le braccia a chiunque voglia aiutarci a realizzare questo obiettivo. E riusciremo a presentare liste locali e regionali, soprattutto politiche. Eh, di soli cacciatori io credo sia molto riduttivo pensare di unire le forze solo tra cacciatori. Io credo sia importante unire le forze tra tutti i portatori della cultura rurale. Allora saremo una forza. E quando saremo una forza, perché saremo riusciti a unire tutti i portatori della cultura rurale, Ora, allora dall'unione tra cacciatori, pescatori, agricoltori, allevatori, cercatori di funghi, di tartufi, la parte propositiva non integralista del mondo ambientalista, allora saremo una forza perché rappresenteremo milioni di persone e questo ci consentirà di farci ascoltare, rispettare di più sia dall'opinione pubblica che dalle forze politiche. Ma prima bisogna unire le forze di tutti i portatori della cultura rurale. Non dobbiamo isolarci, dobbiamo creare aggregazione. Nel 7.30, cosa si deve inserire per versare il 5 per 1000 ad ACR? Ricordatevi che... Eh, il, la, il, la des destinazione del 5 per 1000 non si fa ad ACR che è l'associazione per la cultura rurale che è lo strumento aggregativo ma si fa allo strumento operativo di ACR che è la fondazione per la cultura rurale basta unicamente, avete visto entrate nel sito internet di ACR www.associazionelaculturarurale.it ecco vi riproponiamo il modulo ma facciamo un passo indietro per farvi vedere come si arriva qua Ancora un passo indietro per vedere destinazione 5 per 1000 nella home page. Ecco qua, vedete proprio nella home page c'è destina il 5 per 1000. Cliccate lì dentro. Questo è il sito internet di ACR. ecco Destina il tuo 5 per 1000. Questo è il logo della Fondazione per la Cultura Rurale, strumento operativo di ACR. E lì troverete tutte le indicazioni su come poter destinare il vostro 5 per 1000. Alla Fondazione per la Cultura Rurale, vedete lì c'è in fondo tutta la spiegazione, ma ancora sotto vedete come destinare il 5 per 1000 e ci sono quei moduli che abbiamo. Ecco, vedete c'è il modello eh, di esempio del 730, cliccate lì e vi esce il 730, cioè la parte del 730 dove c'è l'apposito spazio per la destinazione del 5 per 1000. Basta scrivere il, o fa scrivere da chi vi compie le creazioni di redditi. Il codice fiscale, il numero di codici fiscali, c'è lo spazio per la firma e questo sarà più che sufficiente per destinare il vostro 5 per 1000 alla Fondazione per la Cultura Rurale. Quindi, sia per quanto riguarda la questione di, eh, del 730 oppure del modello unico o del CUD, lì avete tutto. Avete tutto. Ok? Quindi, e casomai, se avete qualche dubbio, Chiamate in segreteria e saremo ben lieti di darvi tutte le indicazioni per poter. E fatelo non solo voi perché avrete degli amici che sono imprenditori, anche grossi imprenditori, no? che sono magari cacciatori oppure semplicemente vostri amici che vengono magari a mangiare lo spiedo quando lo fate in compagnia. Bene, eh, siccome a loro non costa nulla, non costa nulla, neanche un euro, a costo zero, come fanno i nostri nemici, facciamo in modo che destinino i loro 5 per 1000 alla nostra fondazione, noi utilizzeremo eh, queste risorse per fare in modo che tutti i nostri bilanci sono verificati dal governo tramite le prefetture ogni anno, vuol dire che c'è assoluta trasparenza nella gestione di queste risorse. Cosa volete che noi facciamo di queste risorse? Non facciamo altro che dare attuazione al nostro progetto. Nel rispetto dello statuto di ACR e di FCR, noi facciamo in modo da riuscire a utilizzare queste risorse per andare in battaglia e quindi per sconfiggere coloro che ci vorrebbero annientare se non lo facciamo se noi non destiniamo il nostro 5 per mille alla nostra fondazione per la cultura rurale sappiate che una parte dei vostri soldi va comunque a finanziare le associazioni male ambientaliste ve l'ho dimostrato prima no allora eh, ma chiudere la caccia come concetto integralista non sarebbe incostituzionale secondo le leggi in vigore eh, no eh, poi eh, io dubito che si possa arrivare a chiudere totalmente la caccia, però ci possono ridurre eh, in, 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 in ginocchio, ci possono ridurre in ginocchio e ci possono costringere ad andare a caccia in modo non più dignitoso. E mm. A loro non interessa che andiamo a caccia in 1.700.000 come eravamo eh, poco più di vent'anni fa, ma vogliono fare in modo che andare a caccia ci siano al massimo 100.000 persone alle quali far pagare. Anche per quelli che non possono più andare a caccia, quindi a caccia solo per alcuni ricchi facoltosi e fare in modo da poter. Eh, saluto gli amici calabresi e, e tutta parte d'Italia, perché eh, ACR si sta radicando in tutte le regioni. Non c'è una regione dove non abbiamo creato eh, strutture di ACR, ma vogliamo fare in modo che ACR sia presente in tutti i comuni d'Italia, in tutte le province e tutte le regioni. Perché saremo presenti anche negli altri paesi europei. Questo è quanto. Saluto a Giuseppe, che è il nostro responsabile di ACR per, per la Calabria, e tanti altri che eh, sono uh, con noi presenti da protagonisti in questa importante battaglia che riguarda tutto il mondo rurale. E allora, eh, abbiamo superato anche stasera il nostro limite però eh, c'è ancora qualche domanda alla quale risponderemo come vi dicevo martedì prossimo eh, martedì prossimo vi faremo vedere anche quell'intervista che dimostra per ammissione del, dell'intervistato responsabile di una nota sulla zona animale ambientalista dove afferma che eh, sono stati loro a a reintrodurre i lupi e allora eh, lo vedremo eh, in modo tale che avrete la possibilità poi di constatare Noi, ci limitiamo a pubblicare documenti. Come ricorderete, abbiamo pubblicato quel documento, quel libro, che si chiama Ecologia Domestica, che abbiamo presentato una sera, eh, un libro eh, che riporta un po' la filosofia no, del mondo animale ambientalista. Eh, e in quel libro, come ricorderete, ho letto il libro, ce l'ho fatto pubblicato proprio, in quel libro c'era scritto che la proposta che fanno loro è quella, siccome c'è un grande affare, no? vedete tutti i supermercati che sono hanno una parte dedicata alle scatolette, al cibo per cani e gatti, al di là poi di tutti i, da, i prodotti di toilettatura e altre cose del genere. Però c'è un grande affare per il cibo per cani e gatti. In tante famiglie si spende di più per dare da mangiare al proprio gatto o al proprio cane che non eh, magari a, a dare da una, una mano a, a qualche persona in difficoltà. Con quello che spendiamo nelle famiglie italiane, ogni famiglia, noi andremo a sfamare una famiglia. Eh, africana per, eh, per qualche mese però questo è, è il frutto della l'opulenza della, della modernità ma non voglio disquisire su questo dico semplicemente che siccome c'è questo grande affare del cibo cani e gatti dicono gli ambientalisti ma perché dobbiamo uccidere conilli polli eh, per dar da mangiare a cani e gatti non è invece più opportuno utilizzare la carne dei cadaveri umani per fare anziché sprecare tutto questo ben di Dio eh, tumulandolo, incenerendolo o, o quant'altro, No, è, è, è opportuno che utilizziamo la carne dei cadaveri umani per eh, fare cibo per cani e gatti. Questo face, farebbe in modo di spammiare la vita a tantissime povere bestioline che vengono ogni anno uccise per fare cibo per cani e gatti. Oppure l'altra proposta che fanno che è quella di esporre all'aria aperta i nostri. Cadaveri per permettere ai rapaci di potersene cibare. Ecco. E questo si chiama Ecologia Domestica. L'abbiamo pubblicato. Chi vuole vederne i contenuti si chieda. Vi mandiamo gratuitamente copia del libro in modo tale che abbiate modo di constatare qual è il livello di coloro che si presentano alla Prima Repubblica dicendo che vogliono semplicemente eh, il bene dei nostri cagnolini, dei nostri gattini trasformandoli ormai in esseri umani. Ma in realtà hanno delle idee che sono pericolose. Idee che sono pericolose. Io vi ringrazio per la vostra attenzione eh, un caro saluto a tutti voi che ci avete seguito, siete tantissimi e vi ringrazio per la serietà con la quale ci seguite. Un appuntamento a martedì prossimo per quanto riguarda la nostra consueta rubrica di risposte alle domande che ci vengono presentate, ma abbiamo un incontro domani sera, sempre nella pagina dell'Associazione per la Cultura Rurale, abbiamo una diretta con degli esperti che ci parlerà, ci sarà con noi anche il nostro amico Andrea Romatico, che è un socio fondatore di ACR, assieme a tanti altri, e in questa diretta parleremo delle aree protette se sono un'opportunità o se sono solo fonte di vincoli, di costrizioni e di divieti. Ecco, domani sera ne parleremo con eh, autorevoli ospiti e lo faremo eh, in compagnia vostra. E quindi domani sera dalle 18.30 alle 19.30 parleremo di questo argomento sempre nella pagina Facebook dell'Associazione per la Cultura Rurale. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci domani sera.